Come va? Si sa tavolo che sono oggi. Oggi siamo qui a Lago Negro per piazza del programma nazionale Terremoto Io Non Rischio. Quest'anno abbiamo proposto 102 piazze per questo programma di mitigazione del rischio sismico. Nel Lago Negrese si ripete ancora, anche grazie all'aiuto di altre organizzazioni di volontariato, e quest'anno speriamo di raggiungere quante più persone possibili affinché si possa avere una sensibilizzazione ottimale del territorio sulla prevenzione al rischio sismico. Questo programma è realizzato dal Dipartimento Nazionale Protezione Civile, ANPAS, RELUIS e Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. È un programma che viene riproposto nella sua seconda edizione e ci porterà sicuramente ad avere dei maggiori risultati in un'area come quella del Lago Negrese e del Pollino, che vive purtroppo uno sciame sismico continuo, e quindi speriamo che questa possa essere davvero utile ai cittadini affinché si possa avere una cognizione di quello che si può fare prima, durante e subito dopo un evento sismico. Abbiamo visto varie sigle che fanno capo ovviamente al sistema di protezione civile, ecco, vogliamo menzionarle? Sì, le sigle che parteciperanno sono l'Unitalsi e le misericordie. No, diciamo di meno rispetto allo stato. Vanno via del piano. Vieni tempo. Alla professionalità e alla capacità di questi volontari siamo riusciti a dare ottime informazioni ai concittadini, e ieri poi che c'è stata anche la presenza degli studenti, perché Lago Negro, essendo una città di servizi, ha pure le scuole di secondo grado qui, per cui molti studenti provenienti dall'intero circondario hanno avuto la possibilità di fermarsi proprio qui in piazza e raccogliere le brochure, che sono state ampiamente distribuite ed anche ben, diciamo, informati. Anche perché questo è un territorio, insomma, che con il terremoto soggetto non è poi così fermo. Abbiamo avuto queste due esperienze che non sono state di poco conto, sia l'80 che il 98. Quindi siete allenati, però bisogna, come dire, sempre ricordare alla gente. Sì. Poi il Comune ci ha fornito comunque delle cartine relative stiamo solo calzando un po' tutti. Per
proposto dall'architetto San Ginetto. Quindi è colpa sua. abbiamo trovato già i centri di raccolta, di prima raccolta nelle diverse aree del centro urbano, più al campo sportivo, l'area di ammassamento. Il COC dove lo avete immaginato? Il COC è presso la struttura comunale. È presso la struttura che è antisismica. È stata di recente ristrutturata con criteri, perché ne presenza di struttura strategica e coefficiente sismico maggiore, per cui è stata adeguata molto bene, è stato oggetto di recenti lavori di smettere un po' di continuità, insomma, è subito sull'autostrada, quindi le vie di collegamento sono importanti in questi casi. Abbiamo l'autostrada SS 585, uscendo dall'autostrada ci si mette subito nel centro urbano e si, ecco, se posso fare il campo sportivo, l'area di ammassamento è qui localizzata. Questo è l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che ormai è ben, insomma, è alle ultime fasi di ammodernamento. Uscendo dall'autostrada si ha la possibilità di raggiungere subito, riesce a raggiungere con immediatezza il centro di ammassamento. Ripeto, abbiamo suddiviso il nostro piano di emergenza comunale in diverse aree, e in ogni area è stato anche individuato, quindi dove ci sono la possibilità, dove c'è, diciamo, c'è la riduzione del rischio, insomma, che si possono avere dei danni alle persone, insomma, dove si possono raccogliere per poi avere. E i luoghi di eventuali attendamento dove avete previsto? Allora, questi centri di raccolta, questi sono anche già serviti come luce del centro abitato, che sono all'interno del centro abitato, per cui. Questo abbiamo anche quest'altra area importante che ci siamo fatti mettere a disposizione il dosso dell'autostrada proprio. Ma è quello dove ho visto ci sono le casette degli operai? Sì, ecco, sì, proprio in questa zona, proprio perché avendola realizzata per la realizzazione dell'ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria, abbiamo chiesto che ci fosse messa a disposizione nel caso in cui ci dovesse essere l'emergenza di cui stiamo parlando. Una cosa che abbiamo notato in questi due giorni, che i cittadini erano abbastanza interessati a sapere, questo piano, a sapere, a conoscere le varie zone proprio di prima emergenza e subito dove, guardavano anche l'altra lì. Sì, là sono le zone, guardavano proprio le zone per poi fare i punti di raccolta. Questa è stata una cosa abbastanza, i cittadini l'hanno abbastanza. La cosa che diciamo spesso, i piani sono importanti, ma se la gente non li conosce, certo. Sono state tante le domande che hanno fatto. È stato anche un modo appunto per fargliela conoscere proprio. Questo, lo scopo era questo, proprio un poco per. Infatti questa è una delle cose più soddisfacenti di questa iniziativa, che avvicina la gente ai temi che dovrebbero essere tra i temi principali, e che purtroppo molto spesso, un po' perché affaccendati o affannati in altre cose, si vive come un evento sottovalutato. E la cosa sulla quale abbiamo insistito molto è che credo che sia una delle cifre più significative di questa iniziativa, è che i volontari siano volontari del posto, perché poi continueranno nel tempo a essere un punto di riferimento per le collettività. Ora, l'anno scorso l'abbiamo fatto in 9 piazze, quest'anno l'abbiamo fatto in 102 piazze, il prossimo anno vorremmo sempre più allargarlo, perché sono iniziative. Peraltro la cosa che è molto positiva è che ci vengono, io ne ho visto alcune al nord, oggi sono stato a Pescara, in Val di Sangro, poi in Campobasso, adesso sono qua e poi vado a Rotonda. I colleghi che sono un po' in tutte le piazze mi stanno dicendo che c'è una grande partecipazione da parte della gente, una grande professionalità da parte dei volontari, e questa è un'ulteriore dimostrazione di quanto siano preziosi non solo in tempo di guerra, ma come diciamo noi, in anche tempo di pace. È
solo se ci si prepara in tempo di pace che si è efficienti poi anche. Ma si è presa, io sto notando pure in Basilicata, una coscienza diversa, no? Per il volontariato, per il volontariato, ma si sta professionalizzando. Quindi sia i comuni, sia la regione, sono tutti quanti, sia noi stiamo lavorando in questa direzione. Anche perché bisogna prepararsi, perché purtroppo le cose non è che aspettano noi, insomma. Non ci aspetta. La prevenzione è la cosa, ma poi in tutte le cose la prevenzione è la cosa. Diceva il mio vecchio professore di clinica medica, è meglio un grammo di prevenzione che un chilo di cupa. Quindi la differenza è enorme. Come cosa positiva è il fatto che sia i bambini che i ragazzi sono molto interessati, perché vedrà che si comincia a formare quella cultura di protezione civile, la coscienza di protezione civile. E quindi è un elemento anche particolare che bisogna evidenziare al signor prefetto, e che proprio a Lago Negro, ma come Lago Negro anche nelle altre comunità del nostro circondario, della regione Basilicata, c'è un'alta sensibilità sul volontariato. A Lago Negro, per esempio, per la protezione civile abbiamo 3 raggruppamenti, i Sirenesi, l'Ampas Vallesini e anche l'Humanitas, ma abbiamo anche, diciamo, l'altra associazione degli Unitarsi, che in questa occasione si è ben rapportata e confrontata con la sezione protezione civile di Potenza, ma anche per esempio l'associazione dei volontari ospedalieri, cioè una serie di questa particolare sensibilità dei cittadini comunque a raggrupparsi, ad associarsi, a mettersi a disposizione degli altri, nel caso specifico anzi anche raccogliere quelle informazioni necessarie che poi possono essere utili nel caso in cui ci dovessero essere delle calamità naturali. Quindi l'aspetto che secondo me proprio va fortemente motivato e evidenziato è proprio questo, che insomma c'è questa particolare e importante partecipazione. Sono soddisfatti, non rimborsati, soddisfatti. Il nostro augurio è che questo progetto venga sempre più potenziato negli anni futuri. Qual è l'ambizione? L'ambizione, non so se avete visto, vedete, qui c'è il terremoto, ma in futuro noi vogliamo mettere vulcano, non è un rischio, perché in Italia ci sono 9 vulcani attivi, e poi il fiume io non rischio, siccome nel nostro paese il motivo conduttore è lo sforzo che cerchiamo di fare un po' tutti come sistema, perché ovviamente a partire dai sindaci, che io ricordo sempre sono l'unica autorità di protezione civile, un po' scontentando molti dico che in Italia ci sono 2 autorità, uno si chiama Mario Monti, perché il vero capo della protezione civile nel nostro paese non è tanto la protezione, il Presidente del Consiglio, poi il Dipartimento è, come dire, un braccio, il titolare della politica di prevenzione e di protezione civile è il Presidente del Consiglio. E poi ci sono i sindaci. Perché noi chiediamo i piani di protezione civile. Il sindaco è l'autorità, l'autorità. E a volte quando alcuni colleghi del sindaco hanno detto tempo fa, noi rimettiamo la delega della protezione civile. Ma come la mettono? Hanno tutte le deleghe, perché stanno sotto. No, è l'unico modo per rimettere la delega della protezione civile è prendere la faccia spogliarsi. E consegnarla al prefetto. Io mi rimetto e mi spoglio della mia qualità di sindaco. Allora, spogliandosi della qualità di sindaco, si spogliano anche della cosiddetta delega di protezione civile, perché loro sono autorità e quindi l'autorità non è delegabile, non è apposta. E anzi, io dico sempre, dobbiamo stare vicino ai sindaci, perché i sindaci oggi come oggi, per tutto il carico che gli è riferito, per le difficoltà che sopportano, che molto spesso il sindaco, dico, se i sindaci sapessero tutte le incombenze solo di protezione civile avremmo una crisi vocazionale. Però al di là delle cose al di là delle cose scherzose o così facete, bisogna stare vicino ai sindaci, non ridicolizzarli, perché purtroppo a volte i sindaci sono costretti a prendere anche delle decisioni impopolari. Pensate alla chiusura delle scuole, no? Perché si profila una criticità, maltempo, magari poi non piove come si era detto, il sindaco ha fatto un'azione improvvida oppure intempestiva,
Allora, se tutti siamo sistema e se tutti facciamo sistema, allora anche il sindaco è supportato nelle sue decisioni. Se invece facciamo lo scaricabarile, quindi rimettiamo tutto sulle spalle del sindaco, credo che poi il sindaco sarà sempre più complicato che svolga un'azione adeguata, quindi dobbiamo essere veramente sistema. Come io dico sempre, non c'è all'interno del sistema nessuno, guardate, che sia così forte, così capace, così da essere esaustivo, da essere lui il, non è il dipartimento, perché il dipartimento sarebbe poca cosa se non sono i vigili del fuoco, non sono le forze dell'ordine, non sono le forze armate, non è il sindaco, non è il volontariato. Tutti insieme invece siamo una forza dirompente. Allora, quando andiamo tutti nella stessa direzione, vediamo anche i frutti di questi 30 anni di storia della Protezione Civile Nazionale. Allora qui sì che vediamo la forza, la capacità, l'intelligenza, la generosità. Se invece ognuno di noi pensa di essere il più importante, quello che può fare a meno degli altri, non ha capito niente. No, semplicemente che non ha capito niente. Ma un po' in tutto, ecco, l'unione, in qualsiasi cosa. Però in questo io vengo da un'esperienza dove, che poi è l'esperienza del Ministero dell'Interno, della Polizia di Stato, dove il tema del coordinamento è sempre stato un tema sempre evocato e molto poco praticato. E invece in questa mia esperienza ultima vedo che c'è una grande potenzialità in termini di anche di coesione, perché quando si viaggia tutti con lo stesso obiettivo, con le stesse, si ha questa grande potenzialità. E devo dire che raramente sulle cose serie vedo gente che va in direzioni diverse, e quindi vuol dire, ecco, questo potrebbe essere, come dire, quella materia, quel tema, quella situazione nelle quali anche recuperare un po' di quella coesione nazionale che ogni tanto sfugge, si perde per strada, no? Perché certo, poi è bello anche in momenti così negativi come può essere un'emergenza, no? Vedere poi che dal nord, dal sud, dal centro, dall'organizzazione grande all'organizzazione piccola, dalla struttura statuale all'ente locale, alla regione, poi alla fin fine tutti lavoriamo per il... riusciamo a stringere tutti, certo, accorti, certo. Allora vuol dire che è possibile, vuol dire che... allora perché dobbiamo aspettare sempre la disgrazia, no? Facciamolo prima, no? Allora, come si dice, preoccupiamoci. Bene, complimenti, perché vedo che c'è tanta, come dire, anche tanta gioventù, no? Grazie. più o meno. Quello è come il pollo di Trilussa. C'è quello che ne mangia due e quello che non ne mangia niente. Però c'è la compensazione. Esattamente. No, a me fa piacere della, aver detto gioventù, perché mi trovo benissimo tra i giovani, ci sto bene. No, dall'altra parte però noi giovani abbiamo avuto una memoria storica anche rilevante. Noi abbiamo portato il terremoto degli 80. Sono fermate e ci hanno raccontato quello che è successo nell'80, quando ci sono stati loro. Quindi noi abbiamo avuto veramente tanto, abbiamo avuto anche noi tanto da loro. E anzi, la memoria, guarda, a me ha colpito, l'altra sera guardavo una trasmissione Disastri in diretta, perché dopo una giornata la sera mi c'era su questi canali Discovery Channel, c'era Disastri in diretta, facevano vedere tutta una serie di cose, e tra questi ce n'era uno che parlava di Fukushima, dell'ultimo tsunami. E la cosa che mi ha colpito, noi pensiamo sempre al fatto che i giapponesi siano più preparati, più allenati, e mentre facevano vedere queste immagini veramente terrificanti, avevano intervistato questo fattorino che era un sopravvissuto e raccontava la sua storia. E questo fattorino stava percorrendo le strade di Sendai, che è una delle città più colpite dallo tsunami, e stava percorrendo la strada così tranquilla, e a un certo punto, siccome
quando si è verificato, tra quando si è verificato il terremoto e quando c'è stato l'arrivo dell'acqua sono intercorsi circa 100 minuti, quindi voglio dire, oltre un'ora e mezza. E quindi sono scattati segnali, le sirene per allertare la popolazione a portarsi nelle zone più, diciamo, più elevate. E questo diceva che siccome lui lo tsunami in vita sua non l'aveva mai praticato, e siccome già altre volte c'era stata queste sirene che avevano, ha detto, ma era la solita sirene, ha continuato a fare. Quindi in un paese dove purtroppo queste cose non sono rare, eppure la memoria e il, come dire, il rapporto diretto con l'evento fa la differenza. E allora avere persone che raccontano e quindi tengono viva una memoria, anche in chi non lo ha vissuto direttamente, è una forma di sensibilizzazione importante, perché poi l'animale uomo è un animale, come dire, che tende sempre ovviamente ad adattarsi, a utilizzare le risorse del, come dire, al minimo indispensabile, e quindi se non ha diretto rapporto con le cose, poi in qualche modo, anche perché dice sono già affannato per tante cose, se tu mi metto a pensare ai terremoti, agli tsunami, e invece chi ricorda e porta la sua esperienza e quindi la testimonianza che tutto questo non si legge soltanto, ma purtroppo si può anche praticare, insomma, fa la differenza. Quindi bravi anche voi che avete qualche prima esperienza. Grazie. Vogliamo andare se è necessità della sede municipale? No, abbiamo necessità di andare a Rotonda. Ora ringraziamo il sindaco soltanto. Signor prefetto, le potremmo chiedere una foto? Sì, sì, adesso sono tra i 50 e i 55 euro. Ieri per ora. Allora, la ringraziamo comunque per aver scelto Lago Negro quale piazza da visitare. Voi, soprattutto... mi avete ricambiato con una, come dire, con una presenza. Tenendo conto che è domenica pomeriggio, quindi sì, le persone comunque, l'orario pure particolare, poi adesso stata comunque un'ottima presenza. Assolutamente. Il sindaco, grazie veramente. Grazie a lei, grazie a lei. Allora, la facciamo una foto, mettiamo fuori. E per il servizio che presta all'Italia. Mettiamo da qua, sì, chiamate i ragazzi. Ragazzi, ciao a tutti, vabbè, io per lontano, no, c'è il sindaco. Matteo, ecco, qua, qua, fermi qua, così, così, perfetto. Dove? Dici dove, magari. Matteo, va bene? Ok. Anche accosciati, i giovani accosciati. Germano, a noi che la fa? Da mettere sul nostro sito solo. Sì, no, non ti preoccupare. Allora, buon lavoro. Grazie a tutti. Fare... Prefetto, le volevano. Viva la RAI! Viva la RAI! Allora, mai un'iniziativa così attuale quella di informare le cose in questa zona dove praticamente sta facendo scosse da molto tempo. E questa è un'iniziativa che sta riguardando 100 piazze italiane, 18 regioni, una provincia autonoma, ma credo che questa sia una zona nella quale più che altrove ricordare, sensibilizzare, porre l'attenzione sia estremamente importante. Quindi mi ha fatto un enorme piacere vedere anche in una realtà che non è una metropoli, ma non è nemmeno un piccolissimo paese, questa attenzione, questa cura nel sensibilizzare i propri concittadini. Quindi ringrazio ovviamente i volontari che sono la nostra risorsa, ma ringrazio anche l'amministrazione, gli amministratori, il sindaco, che anche in questa vicenda hanno, credo, dimostrato quella doverosa sensibilità che le istituzioni devono avere su questi argomenti. In quest'area, in Basilicata, in particolare in quest'area, il sistema di protezione civile è adeguato per un eventuale rischio sismico? Ma guardate, la Basilicata è una regione che, suo malgrado, ha fatto già i conti con un evento sismico importante nel 1980. È una regione che ha saputo fare tesoro, perché oggi nella realtà regionale ci sono
moltissimi comuni che hanno piani di protezione civile assolutamente adeguati. Ricordo su tutti Potenza, che è una grande città con un sistema di protezione adeguato. C'è un sistema regionale che funziona, c'è una ricchezza di volontariato diffuso, e questo ci fa ben sperare. Quello sul quale dobbiamo lavorare molto è sensibilizzare e rendere consapevole ogni cittadino, ed è un po' il motivo di queste giornate, perché vedete, i terremoti, per quanto se ne possa dire, non si prevedono, nel senso che non se ne può prevedere l'ora, il giorno, il luogo e l'intensità. Però tutti noi sappiamo che alcune zone del paese, purtroppo anche in quella in cui ci troviamo, sono più soggette a terremoti di altre zone. Allora, forti di questa consapevolezza, dobbiamo, come dire, preoccuparci, nel senso che ce ne dobbiamo occupare prima, ci dobbiamo occupare che gli edifici siano a norma, che esistano piani di protezione civile, che tutta la collettività conosca i piani di protezione civile. Se noi abbiamo realizzato queste tre cose, che cosa avremo? Non che i terremoti non avverranno, perché purtroppo i terremoti continueranno ad arrivare. Quello che avremo è che le conseguenze dei terremoti saranno notevolmente meno impattanti di quanto lo sono stati nel passato. Cosa può dire alle popolazioni del Follino che sono stressate da 2000 scosse negli ultimi due anni circa? Per rassicurarli? Io non rassicuro nessuno, perché non c'è da rassicurare nessuno, e dico a tutti che ci dobbiamo preoccupare, nell'accezione che ho detto prima, perché se io avessi la certezza che a queste scosse non conseguirà una scossa importante, lo direi per rassicurare, ma siccome su questa terra, allo stato delle conoscenze scientifiche, non c'è nessuno che può dire che ci sarà un terremoto devastante a breve, o che questo terremoto non ci sarà mai, o che ci sarà fra tre ore o quattro ore, ripeto, l'unica vera condizione di rassicurazione è quella che le case, gli edifici siano costruiti in maniera adeguata e che i territori siano attrezzati a gestire eventi di questo genere. Se rincorriamo la utopica rassicurazione, non andiamo da nessuna parte. Creeremo delle persone ulteriormente stressate, o peggio ancora, come si è già verificato in altre parti del paese, andremo a rincorrere responsabili di presunte rassicurazioni. Non dobbiamo rassicurare, dobbiamo invitare alla preoccupazione, ma laddove la preoccupazione è la capacità, l'intelligenza e la forza di occuparsi prima delle cose che, qualora adeguatamente affrontate, faranno sì che le conseguenze potranno essere notevolmente meno negative, se non altro per le vite umane. Grazie. Grazie. Arrivederci, buon viaggio. Quindi l'elicottero va via? Noi cerchiamo. No, nel senso che loro adesso ce lo fanno sapere. Grazie ancora per la visita.